Dottoressa Antonella Battaglia, capo settore finanze, le rivolgiamo una domanda. Cosa è successo in quest'ultimo anno? Di tutto di più. Allora, sia sotto il profilo politico sono fatti notori, ma altrettanto notori sono i fatti del caos, dell'armonizzata. Per quanto ci riguarda, il settore finanziario è stato investito da novità sotto il profilo finanziario dettate proprio dall'avvento della contabilità armonizzata. Contabilità armonizzata che è veramente una serie di vincoli, di regole che, se da un lato il concetto ispiratorio è un concetto condivisibile, che è quello di rendere unici i conti di tutti gli enti pubblici a tutti i livelli, quindi conti pubblici unici, con piani dei conti unici, bilancio consolidato unitamente a quello delle partecipate, tuttavia le regole attuative sono di difficile attuazione, quindi gli uffici finanziari, a parte la crisi quindi economica in cui ci troviamo, per cui oggi far quadrare i bilanci è veramente cosa difficile, siamo stati coinvolti in tutto questo caos armonizzato, definito proprio così dal presidente dell'Associazione del Ragioniere degli Enti Locali Nazionali, lo ha proprio definito caos armonizzato, e quindi con tutta una serie di vincoli, regole che non ci fanno dormire, non ci fanno veramente respirare. Gli adempimenti cui un settore finanziario, dico l'altro giorno così ho fatto una conta, abbiamo 64 adempimenti da fare a tutti i livelli di governo con diverse aggregazioni di dati, cioè non c'è da stare tranquilli. Tuttavia, dico, il caos dell'armonizzata passerà, le astrusità passeranno, e tuttavia il settore finanziario ha portato qualche risultato a casa, grazie a ciò che è stato costruito attraverso i legami umani, perché se è vero che l'armonizzata ha tolto un po' il sonno a noi ragionieri generali e a chi collabora all'interno del settore finanziario, collaboratori che veramente sono dediti al lavoro, tuttavia i legami umani rimangono, ed è proprio su questi legami umani che il settore ha costruito e ha portato a casa qualche piccolo risultato, proprio nella consapevolezza di voler cambiare qualcosa e costruire qualcosa di nuovo che porti la nostra impronta. La nostra amministrazione, insieme al consulente, insieme agli uffici, che ripeto ringrazio per il lavoro svolto durante quest'anno, con grande senso di responsabilità, considerando anche i tempi, considerando le minori entrate da parte della Regione, i minori trasferimenti da parte dello Stato, devo dire, con grande senso di responsabilità hanno lavorato mensilmente, oserei dire settimanalmente, alla chiusura, diciamo, del nostro bilancio, e soprattutto al recupero di somme che permettessero a questo ente di non andare lì stesso, comunque di bloccare quella che è la deriva in questo momento per tutti i comuni, per tutti gli enti siciliani. Quello che vogliamo fare, credo, sindaco, assessore presente, che l'esempio del settore finanziario debba essere elevato a modello per tutti i sistemi. Lo dico per esaltare l'attività della burocrazia, e invece convinto che vogliamo sempre condannare. Il settore finanziario è la prova che, nella misura in cui sappiamo stimolare e sappiamo insieme condurre i percorsi, i risultati possono arrivare. Grazie. Diventi in maniera particolare alla Ragioneria Generale, perché questo è un lavoro certamente dove, se non ci fosse stato un input politico importante e come dire, rassicurante, l'ho detto prima la dottoressa Battaglia, quindi fa piacere, lo sottolineo, sarebbe stato difficile che da parte di tutta la macchina amministrativa comunale, o
ovviamente con il coordinamento della ragioneria generale, si potessero raggiungere per la prima volta nella storia di questa città risultati di verità sui conti.